Ciao, ma lo sapevi che il tuo profilo LinkedIn potrebbe rappresentare una forte determinante per una futura assunzione? Io sono Anita, la fondatrice di kivainternational.com ed oggi vedremo insieme i punti fondamentali per un ottimo profilo LinkedIn. Non so se ne siete al corrente, ma il profilo LinkedIn viene ben selezionato e controllato da tutti i recruiter. Quindi quando inviate il vostro curriculum e la vostra cover letter, è importante inoltre che il vostro profilo LinkedIn sia la migliore versione di voi stessi, perché è il vostro biglietto da visita. Un punto fondamentale inoltre per la creazione di questo profilo LinkedIn è il networking. Ovviamente LinkedIn viene spesso utilizzato per la ricerca attiva del lavoro, ma credo che sia riduttivo utilizzarlo per questo motivo. Infatti LinkedIn ci dà l'opportunità di connetterci con persone che possono avere i nostri stessi interessi, interessi diversi o comunque che possono creare una rete di contatti utili in qualsiasi campo, perché diciamocela, alla fine non si sa mai da che punto possa arrivare un'opportunità. Per cui anche collegarsi con persone che si stimano, quindi influencer, persone che possono pubblicare magari degli articoli che ci interessano e che selezionano per noi, quindi degli articoli che possono esserci utili nel futuro. Per questo motivo, ora vediamo un po' insieme i punti fondamentali per creare un ottimo profilo LinkedIn che possa essere utile a noi, ma anche utile agli altri per comprendere al meglio le nostre competenze e le nostre esperienze. Quindi il punto numero uno è quello della foto, quindi da non sottovalutare assolutamente, LinkedIn non è Facebook, non è Instagram, bensì è un tool da utilizzare in maniera professionale, per cui anche la nostra foto deve essere quindi professionale. Che cosa significa? Non utilizzare una foto datata, per cui una foto vecchia che non ci rappresenti, magari con un colore di capelli diverso da quello che abbiamo al momento, perché se veniamo invitati ad un meeting, ad un interview, ad un colloquio di lavoro, ma anche solo ad un evento, probabilmente possono esserci delle persone che potrebbero avere il piacere di parlare con noi e ovviamente cercheranno quindi la persona della foto. È molto importante quindi avere una foto chiara, una foto professionale, a mezzo busto, nella quale è visibile il nostro viso e ovviamente ad alta risoluzione. Consiglio inoltre di non utilizzare foto nella quale sono presenti altre persone, foto di eventi, anche se in questi eventi siamo ovviamente magari vestiti in maniera adeguata. È sempre meglio cercare di inserire una foto che sia comunque professionale. Ricordatevi che la prima impressione conta, soprattutto nel mondo del lavoro, quindi dare una prima impressione di sé pulita, professionale, è una cosa importantissima. Il secondo punto è la headline, quindi la prima frase che appare sul nostro profilo LinkedIn. Ci sono due tipi di pensieri riguardo della headline, quindi la scrittura della presentazione di se stessi in più righe è una presentazione breve. Io sono favorevole alla presentazione breve perché credo sia più facile per un recruiter cercare una parola in particolare. Per cui vi consiglio di inserire il vostro job title, quindi ad esempio di Business Development Manager, CEO and Founder, Marketing Specialist, eccetera, eccetera. Un altro punto importante che LinkedIn ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti è la descrizione iniziale e in quella descrizione è molto importante non parlare semplicemente di sé, quindi non inserire tutto quello che verrà descritto nei punti successivi, bensì parlare dei propri achievement, dei propri successi, di quello che si è raggiunto, di che cosa si è stato in grado di creare. Un'altra feature importantissima di LinkedIn che è bene sfruttare è quella delle recommendations, quindi la possibilità per una persona che ha lavorato con voi, studiato con voi o comunque ha magari fatto parte di un progetto nella quale avete lavorato insieme.
indirettamente o direttamente, di lasciarvi quindi un feedback. Questo ovviamente è molto importante, perché ciò che dicono gli altri di noi ha molto più valore rispetto a ciò che diciamo di noi stessi. Un'azione fondamentale per quando aprirete il vostro profilo LinkedIn è quello di non avere semplicemente contatti che facciano parte del vostro cerchio più ristretto di persone, cioè amici e familiari. È ovvio, verrà spontaneo e va benissimo aggiungere amici e familiari, ma la cosa importante è utilizzare LinkedIn per una rete professionale, quindi connettersi con persone che possano essere interessanti per il mondo del lavoro, ma soprattutto anche per quello che vi interessa. L'ultimo punto di oggi, non il meno importante, è quello di ricordarsi di lasciare un recapito telefonico. Molte persone si dimenticano di farlo, quindi lasciate una mail, un numero di telefono se vi sentite di lasciarlo pubblicamente, in modo da consentire a persone che possano essere interessate al vostro profilo e alla vostra professionalità di contattarvi il più facilmente possibile. Spero che questo video vi sia stato utile, non dimenticatevi di lasciarmi un pollice in su se vi è piaciuto e vi è stato utile, e soprattutto di iscrivervi al mio canale in modo da non perdervi tutti i prossimi video. Se avete bisogno di contattarmi avrete tutti i miei dettagli qui sotto, numero di telefono, mail, ma soprattutto sono presente su Facebook, su LinkedIn ovviamente, qui su YouTube e anche su Instagram. Lasciatemi un messaggio qui sotto per qualsiasi chiarimento, dubbio o domanda che avete riguardante la sfera del profilo LinkedIn, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!